Prima di iniziare questa pratica, accertiamoci di avere a disposizione due mattoncini yoga oppure anche due libri di un certo spessore. E poi ci sediamo con le gambe incrociate, lasciamo le mani sulle ginocchia, ruotiamo le spalle indietro, la schiena è dritta, portiamo il mento leggermente verso l'esterno e iniziamo a chiudere gli occhi. Se in questa posizione vediamo che non riusciamo a mantenere la schiena dritta, allora possiamo utilizzare o un mattoncino yoga per sederci oppure anche un cuscino. E poi prendiamo la nostra posizione con gli occhi chiusi. Iniziamo a portare la nostra attenzione al respiro. Cerchiamo di osservarlo senza modificarlo. Sentiamo l'aria che entra e che esce dai nostri polmoni. Cerchiamo di lasciare andare ogni pensiero e se qualche pensiero arriva, lo osserviamo e riportiamo la nostra attenzione al respiro. Cerchiamo di sentire il contatto con il tappetino e sempre più ancorati alla nostra madre terra, ad ogni respiro. Andiamo a portare le mani in preghiera davanti al petto, propiniamo tra loro i palmi delle mani. Li portiamo agli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, ci accarezziamo il corpo e andiamo ad aprire i nostri occhi sui palmi delle mani. Allora, da qui facciamo delle rotazioni del collo, per cui andremo a portare il mento verso l'esterno. Inspirando, portiamo l'orecchio destro verso la spalla destra, cercando di mantenere le spalle rilassate, quindi non devo sollevare le spalle, ma è l'orecchio che si avvicina alla spalla. E poi andiamo a fare una circonvoluzione indietro, portiamo l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra, sempre mantenendo le spalle rilassate, espirando andiamo in avanti, portiamo il mento verso l'esterno e ricominciamo. Inspiro, orecchio destro, spalla destra, vado indietro, facciamo un mento lento, completo e poi espirando. Orecchio sinistro, spalla sinistra e vado avanti. Lo ripetiamo ancora una volta, cercando sempre di fare questo movimento lento, controllato dal nostro respiro. Possiamo farlo tenendo gli occhi chiusi e cercando di mantenere sempre la nostra attenzione al respiro. E poi, come arrivo al centro, inverto, quindi andrò a portare l'orecchio sinistro, spalla sinistra, inspiro, vado indietro, faccio un movimento completo, espirando, orecchio destro, spalla destra e vado avanti, lo facciamo per altre 2 volte, cercando sempre di mantenere la schiena dritta, le spalle rilassate e la nostra attenzione al respiro. L'ultima volta. E poi torno giù, mi fermo al centro e ritorno in posizione neutra. Andiamo a sciogliere la schiena, per cui inspirando andiamo a portare il petto avanti e espirando invece facciamo una gobba con la schiena, spingiamo indietro. Ancora, inspiro, petto che viene avanti, espiro, invece faccio una gobba e vado indietro. Inspiro, vado avanti ed espiro. Vado indietro, lo facciamo l'ultima volta. Anche qui facciamo sempre movimento completo, controllato dal nostro respiro. Inspiriamo ed espiriamo sempre dal naso e poi ci fermiamo al centro, portiamo le mani davanti a noi, ci diamo un piccolo slancio per venire sulle ginocchia e ci portiamo in posizione quadrupedica sul nostro tappetino. Andiamo a controllare l'allineamento dei polsi con le spalle, quindi i nostri polsi sono esattamente sotto le spalle, così come le ginocchia sono sotto le anche. Da qui andiamo a spostare il peso in avanti e indietro, quindi spingiamo
il busto in avanti e espirando lo portiamo indietro, andiamo a portare il sedere sui talloni, cerchiamo di rimanere con il petto aperto, la schiena dritta, ancora inspiro vado avanti e espiro vado indietro. Quando faccio questo movimento spingo sempre forte con le mani sul tappetino, gli addominali sono attivi, quindi l'ombelico spinge sempre verso la colonna. Ancora una volta. E poi da qui ritorno al centro, posizione neutra. Questa volta inspirando vado a sollevare la gamba destra lateralmente, quindi cercherò di aprire la gamba lateralmente e poi andrò a fare delle circonduzioni con la gamba. Quindi inspiro, apro lateralmente, la porto verso l'alto, espirando torno in basso e riparto di nuovo, inspiro, la apro, vado verso l'alto e torno verso il basso, ancora due volte, ancora una volta e poi andiamo a cambiare la rotazione, per cui andremo verso l'alto, apriamo lateralmente e torniamo al centro, ancora verso l'alto, apro lateralmente, faccio la mia circonduzione, torno al centro, ancora tre volte. Le braccia sono attive, quindi le mani spingono sempre sul tappetino, non crollo con le spalle, ma le spalle sono attive e lavorano. Lo ripetiamo l'ultima volta. E poi torno giù e andiamo a fare dall'altro lato. Quindi inspiro, apro lateralmente, vado verso l'alto e faccio un cerchio. Ritorno in posizione, di nuovo inspiro, apro lateralmente, vado verso l'alto e torno al centro, ancora tre volte, gli addominali anche qui sono attivi, l'ombelico spinge verso la colonna, ancora una volta, e poi andiamo a cambiare, quindi andrò verso l'alto, apro lateralmente e chiudo, verso l'alto, apro lateralmente e chiudo, verso l'alto, apro lateralmente e chiudo. Inspiro quando vado su e espiro quando faccio la mia circonduzione, ancora una volta e torno in posizione neutra. Da qui porto le mani leggermente davanti oltre le spalle e andrò a fare delle rotazioni con le anche, quindi sposto il bacino in avanti e poi farò delle circonduzioni semplicemente utilizzando le mie anche. Andiamo quindi verso destra, indietro, sinistra, vado avanti e ancora. Facciamo un movimento lento, ampio, cerchiamo di ascoltare il nostro corpo, di sentire quello che ci chiede, di sentire se abbiamo delle tensioni, magari cerchiamo di portare il respiro laddove sentiamo qualche tensione. Adesso andiamo a cambiare la rotazione, andiamo quindi dall'altro lato, avanti, sinistra, dietro, destra, di nuovo ricomincio. Ancora due volte. Volta e poi mi rifermo al centro, lascio le mani dove sono, vado a puntare i piedi dietro, spingo forte con le mani sul tappetino, l'addome attivo, quindi l'ombelico spinge verso la colonna, inspiro, vado a staccare le ginocchia dal pavimento e cerco di spingere il sedere indietro e verso l'alto, di cercare di portare la pancia verso le cosce e da qui piano piano cerchiamo di stendere le gambe e andiamo nel nostro cane a faccia in giù. Adesso pieghiamo prima un ginocchio e poi l'altro, camminiamo in questa posizione per sentire l'allungamento di tutta la gamba e poi facciamo un movimento più ampio cercando proprio di andare a piegare di più la gamba per andare a lavorare di più sull'anca, quindi andiamo proprio a lasciare tutto il fianco con le mani, spingiamo sempre sul tappetino, il peso è distribuito su entrambe le mani
E poi da qui piego entrambe le ginocchia, spingo bene il petto verso le cosce, la testa è tra le braccia, il collo è rilassato, le spalle anche. E poi espirando vado a portare i talloni verso il tappetino. Non importa se non riusciamo a raggiungere il tappetino, l'importante è l'intenzione di portare i talloni verso il tappetino. Se in questa posizione non riesco a stare con le gambe stese, allora andrò a piegare le gambe e a spingere con il petto verso le cosce e rimango così, cercando di sentire di più il contatto tra l'addome e le cosce. E poi con il tempo andremo a lavorare per stendere le gambe. Siamo qui ancora per due respiri. Sentiamo il peso distribuito in uguale maniera tra le braccia e le gambe, quindi non devo sentire fatica in questa posizione. Ancora un respiro. Ricordiamoci sempre di ispirare ed espirare dal naso. E poi da qui inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto e vado a piegare il ginocchio per portare il tallone verso il gluteo sinistro. E quindi in questo caso andrò ad aprire l'anca verso l'alto. Le mani però spingono sempre sul tappetino allo stesso modo. Quindi non devo spostare la posizione delle braccia, ma è soltanto un movimento dell'anca. Siamo qui ancora per due respiri. Spingiamo forte con le mani sul tappetino, sentiamo l'apertura dell'anca destra. E poi inspiro, riallineo la gamba, espirando, guardo avanti, piego le ginocchia e vado a portare il piede destro davanti tra le mani. Se non riesco, lo vado a ferrare con la mano destra e lo sistemo. Vado a portare il ginocchio sinistro a terra, mi sistemo in questa posizione. Questa è una posizione dove ci potrebbero tornare comodi i nostri mattoncini. Li andiamo a posizionare lateralmente, dove possiamo scegliere l'altezza che preferiamo in base al nostro corpo oggi. Quindi o possiamo stare qui, oppure possiamo metterli alla seconda altezza, oppure alla terza altezza, oppure se riesco, che sono abbastanza flessibile, sto senza mattoncini. Ma sentiamo sempre il nostro corpo, adattiamo sempre la pratica al nostro corpo. Da qui apriamo il petto, guardiamo avanti. Inspiro, espirando vado a portare il bacino indietro e di nuovo inspiro, vengo avanti e espiro, vengo indietro. Ancora, inspiro avanti, espiro indietro. Ancora, inspiro avanti e espiro indietro. Lo facciamo un'ultima volta, questa volta inspiro, vado avanti, espiro, vado indietro, rimango, il piede davanti lo porto. Lo stendo in modo che sia a martello e da qui inspiro, allungo la schiena, apro il petto, espirando cerco di portare l'addome sopra la coscia, quindi non devo portare la fronte, la testa sulla gamba, ma è l'addome che va sulla coscia. Anche qui possiamo utilizzare i nostri mattoncini che ci possono dare una mano e che ci aiutano per raggiungere la nostra posizione. Siamo qui. Ascoltiamo il nostro corpo, se sentiamo tensioni utilizziamo il respiro per portarlo lì dove sentiamo tensioni in modo da rilassare il muscolo. Guardiamo il piede davanti a noi, rimaniamo sempre con l'attenzione al nostro respiro. E poi da qui inspiro, torno con la gamba davanti, vado a puntare il piede dietro, stacco le ginocchia e vado a portare la gamba dietro, porto le ginocchia a terra e mi risistemo in posizione quadrupedica. Adesso da qui come prima portiamo le mani leggermente davanti a noi, andiamo a puntare i piedi e come prima inspiro, stacco le ginocchia, cerco di portare il sedere indietro e verso l'alto per andare di nuovo nel mio cane a faccia in giù. Spingiamo bene con le mani sul tappetino, allunghiamo la schiena, cerchiamo di spingere il petto verso le gambe, la testa è tra le braccia e poi inspiro, sollevo la gamba sinistra, espirando vado a piegare il ginocchio, apro l'anca, cerco di spingere il tallone verso il gluteo destro.
Con le mani spingo sempre sul tappetino in modo che il peso sia sempre distribuito su entrambe le mani. La testa è sempre tra le braccia. E poi inspiro, riallineo il bacino, la gamba estesa, espirando vado a portare il piede sinistro tra le mani. Anche qui se voglio mi posso aiutare con la mano sinistra per sistemarmi, porto il ginocchio destro a terra, a controllo e allineamento ginocchio caviglia, guardo avanti, apro il petto e da qui inspiro, espirando vado indietro. Se ho usato i mattoncini dall'altro lato, anche da questo lato farò la stessa variante e quindi utilizzerò i mattoncini. Ancora, inspiro, vado avanti, espiro, vado indietro. Inspiro, vado avanti, apro il petto, espiro, vado indietro. Ancora, inspiro, vado avanti, apro il petto, espiro, vado indietro. E l'ultimo, inspiro, apro il petto, guardo avanti, espirando vado indietro, piede davanti al martello e da qui inspiro, apro il petto, espirando cerco di portare la pancia sopra la gamba, che qui aiutiamoci sempre con i mattoncini. Non mi interessa che scendo tanto, se poi sto così perché è un lavoro completamente inutile, non andiamo a lavorare in questo modo, quello che mi interessa è estendere il più possibile la schiena, la zona lombare, cercare di portare l'addome e il petto a contatto con la pancia. Così stiamo lavorando correttamente. E da qui guardo la punta del piede, sto qui per qualche respiro, sento le sensazioni del mio corpo, cerco di portare il respiro là dove sento delle tensioni per rilassare i muscoli. Cerchiamo di essere sempre presenti durante la nostra pratica, di sentire quello che ci dice il nostro corpo. E poi inspiro, torno avanti, poggio le mani, punto il piede dietro, stacco le ginocchia, porto il piede dietro e vado di nuovo nella posizione quadrupedica. Adesso da qui andiamo a portare gli alluci dei piedi a contatto, apriamo le ginocchia alla stessa altezza, la stessa ampiezza del tappetino e da qui inspiro, espirando andiamo a portare il sedere verso i talloni, allunghiamo le braccia davanti a noi e se riesco vado a portare la fronte a terra. Anche in questo momento dovremmo sentire il lavoro delle anche, se quindi siamo molto chiusi con le anche possiamo anche in questo caso servirci di un mattoncino e utilizzarlo secondo la nostra altezza, quindi lo possiamo portare avanti e magari se non riusciamo a raggiungere con la fronte la terra possiamo poggiare la fronte sul mattoncino. Cerchiamo sempre di adattare la pratica al nostro corpo. Siamo qui per tre respiri. Cerchiamo di spingere sempre il sedere verso i talloni. Ancora un respiro. E poi inspiro, torno su, riallineo le gambe, riporto le mani leggermente oltre le spalle, punto i piedi a terra e inspirando vado a staccare le ginocchia, a spingere il sedere indietro e verso l'alto. E vado a cercare di spingere i talloni verso il tappetino. Da qui inspiro, la gamba destra sale, espirando la vado a portare all'esterno, questa volta del piede destro, della mano destra. Poggio il ginocchio sinistro a terra, forte con la mano sinistra a terra. Inspiro, vado ad aprire il petto verso, fare una torsione verso destra, porto il braccio destro verso l'alto. Controllo il mio allineamento e guardo verso la mano destra che è stesa in alto. Spingiamo forte con la mano sinistra sul tappetino. E poi da qui inspiro, espirando vado a portare la mano destra sopra il ginocchio sinistro e a spingere con la mano il ginocchio lontano da me, andrò a portarmi sul taglio del piede esterno, da qui quindi spingo, apro il petto e guardo verso l'alto se non ho problemi cervicali.
Siamo qui ancora per due respiri. Ancora un respiro. E poi inspiro. Porto le mani a terra, punto il piede dietro, stacco il ginocchio, espirando vado a portare la gamba dietro e vado a riportarmi nel cane a faccia in giù. Quindi spingo con le braccia sul tappetino, porto il sedere indietro, i talloni che spingono verso il pavimento e lo ripetiamo dall'altro lato. Quindi inspiro, la gamba sinistra sale, le anche rimangono parallele al pavimento, quindi in questo caso non vado ad aprire l'anca, ma il bacino rimane parallelo al pavimento. Espirando vado a portare il piede sinistro accanto alla mano sinistra, porto il ginocchio destro a terra e da qui forte sulla mano destra, inspiro, mi vado ad aprire lateralmente, quindi porto il braccio sinistro verso l'alto, il petto che si apre verso l'alto e guardo la mano sinistra. Siamo qui ancora due respiri. Ancora un respiro e poi inspiro, vado a portare la mano sul ginocchio sinistro, allontano dal mio ginocchio, vado a portare il piede sul, vado a portarmi con il peso sul taglio esterno del piede, spingo lontano dal mio ginocchio, apro il petto, ispirando faccio la mia torsione, guardo verso l'alto, sempre se non ho problemi di cervicale. E devo sentire tutto il lavoro sull'anca sinistra. Anche qui cerchiamo di mandare il respiro laddove sentiamo delle tensioni per allentare la tensione dei muscoli. Ancora un respiro. E poi inspiro, porto la mano a terra, punto il piede, stacco il ginocchio, espirando vado a portare il piede indietro e mi ritrovo di nuovo nel cane a faccia in giù. Adesso da qui inspiro, espirando, porto le ginocchia a terra, come prima porto gli alici a contatto, apro le ginocchia all'altezza del tappetino, espirando vado a portare il glutei sopra i talloni, la fronte a terra sul mattoncino secondo la mia variante e siamo qui per tre respiri. Sentiamo il lavoro sulle anche, cerchiamo di connetterci con il nostro corpo, di sentire tutto il lavoro che abbiamo fatto. Cerchiamo di spingere il sedere sui talloni. E poi da qui vado a camminare, ispirando con le mani mi porto su, unisco le ginocchia, vado a portare il sedere all'esterno dei piedi e a stendere le gambe davanti a me. Da questa posizione andiamo a portare le piante dei piedi a terra, stendiamo le braccia, ruotiamo le spalle indietro, apriamo il petto, la schiena è dritta, guardiamo davanti a noi e cerchiamo di scendere piano con controllo per portare la schiena a terra sul tappetino. Cerchiamo di fare questo movimento il più lentamente possibile, sempre cercando di mantenere l'apertura del petto. Una volta che siamo a terra sul tappetino, andiamo a portare, lasciamo la pianta del piede sinistro a terra, solleviamo la gamba destra, andiamo a portare la caviglia sopra, la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro, il piede a martello, con la mano destra andiamo a spingere, allontanare da noi il ginocchio destro e siamo qui per qualche respiro. Cerchiamo di sentire anche qui il lavoro sull'anca. Quindi spingiamo lontano da noi il ginocchio, controlliamo sempre che il nostro piede sia a martello, attivo. Ancora un respiro. E poi da qui inspiro, stacco, sollevo la gamba sinistra, vado ad abbracciare con le mani la coscia sinistra.
e cerco, espirando, di spingere la gamba sinistra verso di me. Con il braccio destro mi aiuto per mantenere il ginocchio destro lontano dal corpo. Cerchiamo sempre di fare degli espiri profondi, inspiriamo ed espiriamo sempre dal naso. Il piede destro è a martello, piede sinistro punta stesa. E poi da qui inspiro, espirando vado a riportare il piede sinistro a terra. Sciolgo la posizione e vado a ripetere all'altro lato, quindi la pianta del piede destro rimane a terra, sollevo la gamba sinistra, la vado a portare la caviglia sinistra sopra il ginocchio destro, piede a martello, inspiro e espirando vado ad allontanare con la mano sinistra il ginocchio sinistro da me. Siamo in questa posizione, cerchiamo sempre di utilizzare il respiro per entrare più in profondità nella posizione, cerchiamo di mantenere la schiena a terra, la caviglia e il piede della gamba sinistra è in posizione flex. E poi da qui inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto, abbraccio con le mani la gamba destra e vado espirando a portare la gamba destra verso di me, con il gomito sinistro mi aiuto per allontanare il ginocchio sinistro dal corpo, quindi per mantenere l'apertura dell'anca. La caviglia e il piede destro sinistro è sempre a martello, la punta del piede destro estesa e spinge verso l'alto. Cerchiamo di rilassare sempre il respiro. Siamo qui ancora per 2 respiri. Inspiro, espirando, riporto il piede a terra, sciolgo la posizione e questa volta vado ad abbracciare con entrambe le mani le ginocchia, le spingo verso il petto. Vado a sollevare le ginocchia verso l'alto, faccio scivolare le braccia all'interno delle gambe, cerco di afferrare l'esterno dei piedi. Se in questa posizione non riesco, posso aiutarmi con una cinta, cioè posso legare la cinta anche di un accappatoio e poi con la cinta mi aiuto per spingere le ginocchia verso il pavimento, cercando di mantenere la zona lombare a terra. Siamo qui ancora per 3 respiri e ad ogni espiro cerchiamo di spingere un po' di più le ginocchia verso il pavimento. Ancora un respiro. E poi inspiro, espirando di nuovo, vado ad abbracciare le ginocchia, riporto verso il petto. Questa volta vado ad aprire le braccia lateralmente, inspiro, espirando, faccio cadere le ginocchia verso destra, porto il mio sguardo a sinistra e cerco di mantenere le spalle a contatto con il pavimento. Cerchiamo di rilassarci, di calmare il respiro. Inspiro, riporto le gambe al centro, espirando le faccio cadere dall'altro lato, sempre con controllo, cercando di mantenere le spalle a terra sul tappetino e porto il mio sguardo verso destra. Cerchiamo di sentire la connessione con il tappetino. Riporto
le gambe al centro, le abbraccio di nuovo, le spingo verso il petto, inspiro, vado a portare il fronte verso le ginocchia, mi do un grande abbraccio ed espirando vado a stendere le gambe, faccio cadere i piedi verso l'esterno naturalmente, le braccia sono stese lungo i fianchi, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, sistemo le spalle, ruoto le spalle indietro, apro il petto. Chiudo gli occhi e inizio a portare la mia attenzione al respiro. Anche qui inizio a rilassare tutto il corpo, rilasso i muscoli del viso, le braccia, rilasso le mani, vado a rilassare le gambe, i piedi, li lascio cadere verso l'esterno. Cerco di allungare il mio respiro. Lascio andare ogni tensione e cerco di lasciare andare ogni pensiero. Se qualche pensiero arriva, lo osservo e vado a riportare la mia attenzione al respiro. Cerchiamo di sentire la pancia che si gonfia quando inspiro e che si sgonfia quando espiro. Sentiamo il nostro corpo sempre più pesante sul tappetino e abbandoniamoci completamente a questa sensazione. Assumersi la responsabilità della propria infelicità è l'inizio del cambiamento. Prendiamo il contatto con il nostro corpo, il nostro respiro, iniziamo a muovere le dita delle mani, i piedi, portiamo le braccia per la testa per stirarci, portiamo le ginocchia al petto e poi piano piano ci giriamo sul fianco destro, rimaniamo qui con gli occhi chiusi ancora per qualche respiro. Ci prendiamo il tempo per ringraziarci per questa pratica, per il tempo che abbiamo dedicato a noi stessi. E poi piano piano, sempre con gli occhi chiusi, veniamo su, ci mettiamo in una posizione seduta con le gambe incrociate, le mani sulle ginocchia, rimaniamo con la nostra attenzione al respiro. E poi andiamo a portare le mani in preghiera davanti al petto, le portiamo alla fronte per ricordarci di avere pensieri gentili, alle labbra per ricordarci di avere parole gentili e al cuore per ricordarci di avere intenzioni gentili. Sottolineiamo tra loro i palmi delle mani, li portiamo agli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, le spalle, ci accarezziamo il corpo e andiamo ad aprire gli occhi sui palmi delle mani. Grazie, Namaste.